emozioni, di tanti gol, di tante occasioni, giocata a viso aperto, bevuta la partita della vita. Per voi no, però è importante perché così con questa vittoria tenete ancora a distanza lo Scandicci in vista dell'ultimo impegno. Una vittoria che ha provocato anche le ire del Bevuta, che probabilmente si aspettava non so cosa da voi. Noi abbiamo fatto la nostra partita perché dovevamo vincere per mantenere la distanza dello Scandicci per arrivare ai quarti. Abbiamo trovato di fronte un avversario altrettanto che doveva vincere perché, per arrivare ai play-out, quindi è scaturita penso una buona partita da entrambe le squadre, con diversi capovolgimenti di fronte, loro più attendisti ci aspettavano per poi ripartire come era logico fare. Che abbiamo dato una buona dimostrazione soprattutto il secondo tempo di aver recuperato il doppio svantaggio, insomma, non è da tutte le squadre perdere 1-0, 2-1, recuperare il pareggio e poi addirittura vincere, insomma. Penso che abbiamo fatto una buona partita. Che cosa non ha funzionato con il primo tempo? Ma non ha funzionato, forse parlando ragazzi del primo e secondo tempo si sbagliava secondo me degli appoggi, e forse avevamo la squadra un po' troppo bassa e non si arrivava mai a prendere la seconda palla da parte degli attaccanti. I nostri centravanti erano sempre un po' in difficoltà perché ci trovavamo troppo bassi secondo me. Il secondo tempo infatti ci siamo alzati un po' e ho visto sicuramente un altro tipo di gara, insomma. È scaturita una partita vera, a volte no, a fine campionato non ci sono partite giocate per 90 minuti fino in fondo, voi l'avete onorata. Questa vi rende, tra virgolette, da gioco di parole, vi rende onore. No, non è che non abbiamo onorato, noi dobbiamo tirare il dritto per arrivare a fare il playoff, il quarto posto per fare il playoff in casa, quindi noi la partita la dobbiamo giocare. Che è importante per noi la vincita, insomma, mantenere questa distanza, ripeto, dallo Scandicci che domenica Flaminia in casa e credo che vinca, insomma, e noi andiamo a Ostia, che è una partita difficile, soprattutto perché Ostia è una buona squadra, quindi era importante, insomma, secondo me, oggi la nostra vittoria. Infatti non la pensano però gli avversari. Bastia, l'ultima di campionato, ora la Pianese è in terza posizione, c'è stato nuovamente il controsorpasso sull'Arezzo che ha perso contro la Collegiana. Domenica allora c'è, come hai detto tu, Bastia-Arezzo, questo lo dico io, già stai guardando le partite, e c'è Ostia Mare Pianese e Scandicci Flaminia. Quindi appurato che, come dicevi tu, lo Scandicci non avrà vita difficile contro il Flaminia Civita Castellana. L'Arezzo avrà una gara particolare, anche se poi in chiave playoff lo conta poco, perché l'Arezzo è già nella fase nazionale. Ostia Mare e Pianese è una gara davvero difficile, anche in virtù di quello che è successo all'andata, come mi ricordo anche l'Ostia Mare che era abbastanza irritata a fine partita, non mi ricordo anche per quale motivo. Quella sarà, come oggi, una gara vera. Certo, sicuramente, ma come sono tutte le partite, secondo me. Noi, è chiaro, io ripeto che noi andiamo all'Ostia Mare sapendo che l'Ostia è un'ottima squadra, secondo me, vista qui a Biancastagnale in giro d'andata, poteva lottare per le prime posizioni, questo perché con noi è una grande partita che abbiamo vinto noi loro. Non mi ricordo che è successo quello che mi hai detto te, che è successo qualcosa con l'Ostia Mare, questo onestamente non me lo ricordo. Lo Scandicci ha una partita, diciamo, tra virgolette facile col Flaminia. Quindi noi bisogna almeno pareggiare per arrivare quarto, poi se poi alla fine riusciamo a vincere e arrivare terzi siamo ancora più contenti.